Inaugurata la 53esima edizione del Vinitaly, il Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati, in programma a Verona fino a domani, mercoledì 10 aprile, la Puglia protagonista indiscussa anche quest'anno della Kermesse. Vediamo. Io ne ho fatte tre etichette del vino dell'ambasciatore, quindi c'è questa 2P che è la Malvasia, storico nostro vitigno della Puglia. C'è un Corre Rosa che è un primitivo straordinario di primitivo e poi abbiamo il 1943 che è la mia data di nascita, purtroppo, che è un Aglianico, un primitivo, tutti i vitigni storici autoctoni che hanno avuto le radici e hanno di una, il Salento che ha rappresentato e rappresenta la nostra storia. Sì, abbiamo veramente scelto una delle migliori location che abbiamo nel nostro territorio salentino e anche appunto pugliese per accogliere al meglio le migliori produzioni italiane che noi abbiamo selezionato in tre mesi a questa parte. Se si pensa che abbiamo degustato oltre 2.800 vini e ne abbiamo selezionati veramente poco più di un 350, quindi pensate ovviamente quale scrematura è stata fatta, se mi lasciate passare il termine, anche se col vino sembrerebbe un po' più azzardato. È stato un lavoro di ricerca sui nostri vitigni tradizionali, i nostri vitigni autoctoni che sono una grande ricchezza per la nostra regione e sono felicissimo di questo riconoscimento che dedico ai produttori pugliesi e agli operatori del settore che hanno fatto tantissimo. La nostra è una regione dalle radici antiche che finalmente lavora per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, enoico, e questo patrimonio non mancherà di fruttare per il futuro. Credo che sarà uno dei beni più grandi della nostra regione che potrà creare prosperità e lavoro.